L'anno scolastico è iniziato nel modo peggiore per gli alunni, le famiglie e gli operatori scolastici che vanno in aiuto ai disabili. Segnalazioni da tutto il territorio che molti alunni non sono ancora entrati a scuola in quanto non sono garantiti i servizi essenziali. Mancano gli assistenti igienico-personale, nel senso che non vengono più assegnati dagli enti territoriali, in questo caso consorzi di comune e anche i comuni. Manca il trasporto, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione in molte parti non è ancora partita. Questa mattina invece c'è stata una manifestazione di protesta da parte delle famiglie degli alunni disabili davanti alla prefettura. Purtroppo un servizio che non parte, che nega il diritto allo studio degli alunni con disabilità. E questa manifestazione è partita congiuntamente in tutte le città della Sicilia. Purtroppo si ripete ogni anno sempre la stessa storia, non c'è via di risoluzione. Quest'anno in particolar modo la totale assenza di operatori specializzati che si possano occupare degli alunni con disabilità all'interno della scuola. Vi era stata una normativa, adesso non entro nello specifico per rendermi comprensibile a tutti, la possibilità di formare degli operatori scolastici all'interno della scuola che potessero sopperire anche alle assenze degli operatori specializzati. Ciò non è avvenuto. In particolar modo anche il continuo ritardo degli assistenti alla comunicazione, il continuo ritardo nell'assegnazione degli assistenti alla comunicazione, che sono operatori specializzati necessari per gli alunni con disabilità particolari, quindi che hanno difficoltà di comunicazione, quindi parliamo di sordi, autistici, per intenderci, insomma, per rendere l'idea. Purtroppo ancora una volta siamo costretti a denunciare questi ritardi e delle volte delle totale assenza del personale specializzato a discapito di moltissimi genitori che sono costretti a sopperire, quindi recandosi praticamente a scuola fisicamente, o ritenere necessario mantenere i figli a casa con tutto quello che comporta ovviamente l'obbligo della frequenza scolastica per gli alunni minori. Chi deve materialmente intervenire? Beh, innanzitutto partiamo dal presupposto che il Ministero dell'Istruzione deve fare la sua parte, quindi laddove ci sono delle oggettive difficoltà da parte del Ministero, io penso che abbiano tutti gli strumenti per poter intervenire a cascata, ovviamente tutti gli organi preposti, alla Regione fino a finire alla Provincia, fino a finire all'ente locale. Il problema non deve essere della famiglia. Non dovremmo essere qui in piazza a continuare a richiedere un diritto negato. Non è compito della famiglia occuparsi di questo. La famiglia deve poter fare la famiglia e fare la sua parte in una rete integrata di servizi che vedono la scuola come organo principale. All'interno della scuola avviene la crescita di tutti gli alunni, in particolar modo degli alunni disabili. Io non lo so che società potrebbe essere quella nella quale, in un contesto classe, in un contesto scuola che cresce, il diverso, l'alunno con disabilità e con difficoltà è sempre lasciato indietro e in disparte. Riflettiamoci. Avete consegnato al vicario del prefetto un documento, che cosa chiedete? Noi chiediamo innanzitutto il sacrosanto diritto allo studio per i nostri ragazzi, sancito tra l'altro dall'articolo 13 e 12 della legge 104, questo è un paradosso, c'è una legge dove dice che ho determinati servizi che spettano al bambino disabile a scuola, però sistematicamente questi diritti vengono disattesi. Se prendo per esempio Floridia, l'ho rimarcato, lo scorso anno sono state a zero ore, l'assistenza specialistica non è stata erogata ai bambini, e io prendo per esempio un bambino non verbale o un bambino ipoacustico che ha bisogno della LIS a scuola, quel bambino è fuori dal mondo, non potrà comunicare né con i compagni né con la maestra di sostegno, e tutto ciò in una società civile come la nostra non può assolutamente accadere, non può. Abbiamo rimarcato anche il fatto dell'assistenza igienico personale, perché c'è stato la Regione Sicilia che ha chiesto il parere al Consiglio di Giustizia Amministrativo e dichiarano le competenze per quanto riguarda l'assistenza di base, l'igienico sanitario a scuola. Il parere è arrivato tra capo e collo, perché tra l'altro è arrivato a fine di maggio, dove dice che le competenze sono della scuola col personale formato ATA. Apro una parentesi, un corso di soltanto 40 ore, la formazione molto esigua per un
per un servizio molto, ma molto delicato.